Ioan, tu sei in Siria da ormai un anno, sei partito per fare dei servizi televisivi, per riprendere delle scene di guerra, sei stato accusato di essere un mercenario. È vero? Ma assolutamente no. Assolutamente no. Perché questa accusa da dove arriva? Ma io ti dirò una cosa, l'accusa può venire da svariate cose. Primo, allora, mercenario, da quello che ho letto sull'articolo, mercenario legato a Al-Qaeda o al gruppo al fronte dell'Nusra, queste cose qua. Prima di tutto, se la gente ben sapesse, conoscesse bene Al-Qaeda o questi gruppi qua, non arriverebbe a tali commenti, perché primo Al-Qaeda è un gruppo terrorista islamico e non accetterebbe prima mai un cristiano tra le sue file. Secondo, il mio scopo è stato quello di venire a riprendere realmente la guerra in Siria, documentarla non solo tramite l'etnia siriaca, ma in generale in tutta la Siria. Questa gente a quanto pare gli fa male, gli rode dentro, perché comunque loro si reputano gente che lavorano per l'etnia cristiana, per il popolo siriaco in Ticino, che comunque non fanno niente, non hanno né nessun esponente da nessuna parte. Ovviamente gli rode, secondo me, gli rode dentro non avere nessuno e quindi diffamare o infangare ciò che realmente la gente fa per il bene della propria gente. Torna a loro comodo. Comunque questi personaggi qua sono ben conosciuti dalla comunità siriaca in Ticino, che personaggi sono, non sto qua a commentarli, cioè la loro fedina penale penso che parla da sola. Ascolta, tu non riesci più a uscire dalla Siria, ma in che situazione ti trovi in questo momento? Allora, io il mio problema sono solo il fattore di documenti, perché io sono entrato legalmente in Siria quando lo Stato era ancora in piedi, quindi ho affrontato le dogane regolari. Il mio problema è riuscire ad arrivare ai confini turchi e farmi timbrare dalla Turchia, la mia nuova entrata in Turchia, perché sennò entrare illegalmente in Turchia per me sarebbe come un problema uscire dalla Turchia, rischiare delle multe e delle pene anche. Il mio problema ad arrivare a queste frontiere è il semplice fatto che ci sono dogane o valichi doganali a 300-400 km da dove sono io adesso. Ci sono tipo 20-30 checkpoint, posti di blocco tra ribelli, fondamentalisti islamici e dello Stato. Quindi io non posso assolutamente essere controllato, non possono controllarmi quello dello Stato, perché sono qua illegalmente adesso come adesso, prima è scaduto il permesso regolare. E da quello che ho sentito da un po' di tempo, lo Stato ha messo a bando una nuova legge che comunque tutte le persone che vengono beccate, se vuoi dire, illegalmente in Siria, rischiano fino a una pena di un anno di carcere e delle multe salate. Comunque qua i carceri sono ben conosciuti, che non sono carceri svizzeri o ticinesi dove ti danno da mangiare 3 pasti al giorno, dove il lettino fa, passi tra torture, insulti, e conosciamo tanta gente che ne è passata e che è entrata e non è ancora uscita. Quindi sarebbe un po' un suicidio per me. Adesso come adesso, in questo momento, attraversare 300 km di deserto dove comunque lo Stato è ancora in piedi, non la rivoluzione non è ancora del tutto fatta. Ecco. Tu adesso vivi con i ribelli siriani? No, io ho fatto. Allora, in Siria comunque come straniero ti devi per forza muovere con i ribelli, con quelli che sono contro lo Stato. Se poi sono l'esercito libero siriano, se poi sono i cristiani, se poi sono fondamentalisti islamici che comunque fanno la propria lotta contro il governo, ti devi comunque muovere con loro, perché il governo non accetta nessuno a parte se stesso. Questo, cioè, magari poteva, cioè, magari è stato, la gente ha visto anche la documentazione delle Iene tempo fa, che comunque
cui sono entrati con fondamentalisti islamici, sono entrati con i ribelli, sono usciti con loro, sono stati scortati con loro. Io li ho girati tutti, io sono stato scortato da loro, sono girato con loro, perché comunque se vuoi documentare la guerra dalla parte del popolo devi andare con il popolo, e se loro sono gli unici personaggi, chi è contro il popolo, contro lo Stato, chi è contro Assad, deve per forza girare, andare in giro con le varie frazioni. Poi sono ribelli, adesso sono con i cristiani, con la frazione cristiana, sono al nord, però come dire, li ho girati tutti, sono passato di mano in mano. In che condizioni vivete? Ma allora, le condizioni sono abbastanza crude, tragiche. La guerra è una guerra civile, non è la guerra di due stati, che comunque te ti puoi appoggiare come straniero, ti puoi appoggiare a qualcuno. Viviamo come vive la popolazione, senza corrente, senza acqua, senza nafta, le linee telefoniche comunque vengono, non ci sono. Io qua dove sono io c'è installato un sistema satellitare che comunque è anche pericoloso. Fa caldo, abbiamo 47-48 gradi, il prezzo di tutte le cose si è alzato, l'economia siriana sta andando alla rovina, i salari della gente dallo Stato non vengono dati, quindi c'è una povertà, c'è una crisi economica fuori dal comune, manca il pane, la gente fa file chilometriche, è ricominciato il problema del pane, fa file chilometriche per ricevere due pezzi di pane, e tutto questo condito con la guerra, con le bombe, con i raid aerei, le esplosioni, autobombe, tutto sarà normale, quindi viviamo una situazione abbastanza cruda. Ma tu hai dovuto uccidere, hai dovuto fare la guerra? No, assolutamente. E hai paura per te, per la tua incolumità, per la tua vita? Paura? Come? Non ho capito. Per la tua vita? Ma sarebbe da, come dire, sarebbe non normale non aver paura della propria vita. Paura, un po' la paura mi è andata, comunque è un anno che convivo con queste situazioni, la paura magari non è la paura, è più un timore, comunque sono cauto, sto concentrato su quello che faccio e cerco sempre di non spingermi oltre quello che posso, anche se tante volte l'ho fatto, ecco, parecchie volte ci siamo spinti in situazioni dove comunque abbiamo rischiato abbastanza forte. Comunque è guerra, cerchiamo di riprendere ciò che stiamo, cioè cerchiamo di riprendere la guerra, cerchiamo di farne buon uso delle nostre videocamere.